Per oggi, nuovo vlog forse, Pepe basta. 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 Vai, fai nanna, dai. Basta. Allora, per oggi, non so se questo sarà l'inizio di un nuovo vlog, non ne ho idea. Comunque, ho deciso, siccome avevo del pollo in congelatore e l'unico peperone rimasto, superstite, ho deciso di fare questa cosa, quindi peperone, pollo e riso basmati, quindi questo piatto completo e via. Adesso il pollo è cotto e forse anche troppo. Ci unisco il riso e mischio tutto e il pasto per oggi è pronto e anzi avanzerà della roba. E boh, niente, vado avanti a comporre il piatto e poi mangio. Ecco il mio piattino, forse anche troppa come dose, ma non importa, io ho fame. Stamattina mi sono pesata e sono arrivata a 60 e 65, però comunque il peso sappiamo tutti che è molto variabile, sia nell'arco della giornata che nell'arco della settimana, quindi alla fine sì, non ne tengo tanto conto, ecco. Di solito la pesata la faccio la domenica mattina, che sono anche tranquilla, prima di far colazione faccio quella, però ecco, stamattina sono arrivata di nuovo a 60, mi era già successo 2 settimane fa più o meno, o non mi ricordo. Comunque dai, spero di riuscire, dovrei fare un po' di sport, no? Per riuscire a perdere più peso. Il problema è che ho di nuovo male alla lucevalgo e quindi di nuovo da ieri. E quindi non posso fare, cioè mi fa male, non riesco a fare niente. Potrei giusto fare la parte sopra del corpo, però a me andrebbe di fare una cosa un po' più completa, no? Solo una parte o un'altra. Mi piace fare gli allenamenti quelli più completi, non che si concentrano solo su una zona, perché altrimenti soffro troppo coi dolori dopo. Sì, provo ad assaggiare questa cosa. Forse manca un po' di sale. Non ho messo la salsa di soia, ecco cosa manca. Quella ci stava benissimo. Comunque, ho messo la sriracha, però quella è più piccante che salata. Vabbè, manca sale. Ho fatto cadere tutto. O l'assistente, cosa c'è? Ma perché lui ha sentito il pollo? Quando ha sentito il pollo è andato fuori di testa. Lui ha sentito questo, però c'è anche la sriracha, non posso darglielo. Io te l'ho detto, non è pollo solo questo. Insomma, non è molto d'accordo. Pensava fosse più buono, manca proprio sale, sì. E sì che ne ho messo, ma ho paura di averne messo troppo. E allora ho detto, aspetta, fermati, non metterne più. In realtà, sarebbe servito ancora un po' di sale. Comunque, io pranzo, quindi. E poi gioco un po' con, solito, Animal Crossing. Ormai è una fissa, è veramente. Oggi ho lasciato i capelli un po' giù così, però sono tutti rovinati. Sono lunghi già. Non mi dispiacciono di questa lunghezza, però non mi ci vedo. Cioè, nel senso, sì, se sono giù in piega sono belli, ma altrimenti io li tengo sempre tirati su perché mi danno molto fastidio qui. E quindi, fuoco è già fatto, devo andare a prendere un po' di legna. E Fran non so a che ora tornerà perché ha avuto problemi al lavoro, quindi non ne ho idea di quando arriverà a casa. L'importante è che quando arrivi ci sia un po' di caldo, perché fuori fa veramente fresco. Prima nevicava a meno 3. Infatti la neve era sottile, sottile, sottile. Comunque a Cortina nevicava, qui nevischia molto leggero. Niente di che. Stava per uscire anche un raggio di sole prima. Vabbè, vado dai. Ma cosa stai facendo? Non vedi che questa scatola è piccola? Ah.
Come piacciono le scatole piccole ai gatti. Bobby, guarda qua che zizzetta. Adesso mi tira un morso. Bello. E Pippo qua. Che bello che sei. Eh sì. Che mano gigante. Guarda qua che manone che hai. È gigante, guardate che grande che è. Vabbè, io adesso gioco. Sì. Devo comprare questo qui, però quello che ricarica i due, come si chiamano? Joy-Con? Vabbè, perché questo qua è quello che danno in dotazione, ma non c'ha il carica questi, insomma. Ciao, Pepe. Vabbè, Franz è andato a dormire, io sto qua ancora un po', vabbè, sono le 9 di sera, mi sono già lavata, Sto qua a fare ancora un po' di fuoco e a giocare un pochino con la Nintendo, come al solito. Boo è fuori nella cuccia che dorme, quindi ho già chiuso la porta, perché lui è là tranquillo, e basta. Adesso lo tiro su, perché sennò fanno un casino. A parte che se vogliono se lo tirano giù, più che altro è Pippi che se lo tira giù. Guardate che giallo che viene fuori, ma la panca non è così gialla, come la tavola non è così gialla. Boh. Vabbè, questo iPhone ha i colori un po' strani, Sono distrutta. Praticamente oggi è il 19 gennaio. Pomeriggio dopo lavoro siamo andati a fare la visita medica del lavoro. Va bene, poi siamo andati a vedere una roba di lavoro e poi siamo andati a cena, perché ormai era ora di cena. Io ho digiunato per niente, perché mi era stato detto che avrei dovuto fare anch'io le analisi del sangue, quindi il prelievo e urine, che vabbè, io non ho potuto farle, non potevo farle in ogni caso, ma insomma. Invece non era vero, quindi oggi ho digiunato per niente. Qui avevo lo stomaco completamente vuoto, praticamente. Mi ero portata da casa una merendina e basta, insomma. E quindi poi siamo andati a cena all'Old Wild West. Se l'altra volta vi avevo detto che mi era rimasta pesante la roba, stavolta ancora peggio. Ho lo stomaco sotto sopra, ho avuto lo stomaco sotto sopra tutto il viaggio di ritorno a casa, non ne potevo più. E poi qua le strade sono tutte curve, quindi vabbè, non sono stata male, ma ho questa pesantezza allo stomaco, tutto qua fermo, che mi sono appena bevuta un tè caldo, ma conviene andare a dormire, farmi una borsa dell'acqua calda, metterla qui e andare a dormire, perché sono KO. E niente, io praticamente la visita medica la devo fare ogni 2 anni, semplicemente perché porto gli occhiali e quindi devono tenere d'occhio la vista, però per il resto io se no la dovrei fare ogni 5 anni, essendo impiegata. E invece con il problema della vista devo farla ogni 2, perché ho gli occhiali obbligatori sempre, insomma. Mamma mia, la prossima volta credo non mangerò più all'Old Wild West. No, perché la seconda volta, stavolta è peggio dell'altra. No, non sto mica bene. No, ma comunque, era forse da qualche giorno che non registravo. Ma no, mi sto perdendo molto. Sono giornate un pochino nervose per il lavoro, più che altro. Quindi non ho voglia neanche di usare il telefono, non sto neanche guardando video. Non ho programmato neanche i video per questa settimana, infatti mercoledì non era uscito niente e oggi non è uscito niente. Sono proprio stanca, sono stanca appunto, sono stanca, non ce la faccio a fare niente. Quindi mi rilasso col giochino lì della Nintendo e basta, non ho proprio voglia di fare più niente.
Comunque, oggi non abbiamo neanche fatto fuoco, infatti qua in casa c'è un freddo. Mi sono rintanata qua nel bagno con la stufetta che va da Dio, scalda benissimo. Sono curiosa di vedere la bolletta della luce la prossima volta, però scalda veramente bene. Infatti mi sa che adesso mi do una lavata e poi la metto di là, scaldo un po' di là perché è parecchio freddo. Poi oggi è uscito un vento gelido. Mamma mia, fresco. Cioè è da qualche giorno che fa freddo veramente, eh? Fa tanto freddo. E oggi però poi è uscito anche il vento. Vabbè. Comunque, oggi mi sono ripesata a distanza di qualche giorno e sì, effettivamente a quanto pare il mio peso si sta stabilizzando sui 60 kg. Ed è un risultato enorme per me, è davvero un risultato enorme. Non ve l'avevo detto, no, io ho iniziato a prendere la pillola anticoncezionale e da quando ho iniziato a prenderla, fatalità, sto riuscendo anche a perdere peso, quando per anni sono stata ferma e non riuscivo a perdere peso. Così. L'avevo smessa e ero ingrassata di 10 kg in pochissimo tempo e adesso riprendendola invece sto riuscendo a dimagrire di nuovo. E cioè, oh. Wow, sì, abbinata alla dieta comunque, però si è sbloccato un po' tutto. Vabbè, mi sta dando dei problemi, ma quello è normale perché l'ho iniziata a prendere da poco, quindi. Sono due mesi, sono al terzo mese, quindi ci vuole del tempo perché il corpo si abitui agli ormoni, però ho visto già la differenza. Anche i capelli, non perdo più capelli, i peli anche sono cambiati già, quindi era una questione ormonale come io ho sempre pensato in questi anni, ma nessuno mi ha mai ascoltata. Bisogna ascoltare il proprio corpo. Sono KO veramente.